Vabbè, abbiamo bisogno del nostro Napoli e di te, Carlo. Sei troppo ci fai caro, girare in tutto il mondo. Sei troppo caro, grazie. Ciao a tutti, ciao, ciao Carlo, buona grazie. Buonasera, eccola qua, quando non navega sta bandiera. Senti male. Sì, mi manca qualcosa. È vero, è vero. Mi manca qualcosa. Dunque, l'ennesima partita internazionale, per noi cambia poco. Gli austro-ungarici veronesi, o questi veramente austriaci, che poi tra l'altro stanno anche simpatici. Ricordiamo che Maria Sofia fu l'ultima regina, la sorella di Sissi, l'ultima regina di Napoli, un pochettino austriaca. Il nostro Francesco finì i suoi giorni lì ad Arco di Trento, che all'epoca era Austria. Quindi diciamo che sono più simpatici questi austriaci e quelli che si sentono austriaci, tipo i veronesi, per non fare nomi. Che dire, massima solidarietà ai ragazzi della curva B. Io nel mio piccolo sabato non la porterò la bandiera perché si inizia questa manifestazione, è assurdo quello che stanno facendo, si è passato dalla terra di nessuno a un grande fratello, riconoscimento facciamo, è ridicolo, ridicolo veramente, siamo ragazzi per benissimo che si sono trovati, i carabinieri a casa che notificano la contravvenzione da 166 euro per essere stessi su uno scalino o un piede su una balaustra per sventolare la bandiera, vi assicuro che non è facile, controvento come oggi, ma sventolare bandiere molto più grande di queste, molto, quindi ci può stare tutto, massima sera per i ragazzi della curva B, se la curva B è il primo settore che si riempie, merito loro, non certo degli altalenanti risultati del Napoli nella storia, quindi prima di tutto, che dire, beh, inutile, lo sai, i pronostici non si fanno. No, pronostici allora, non si fanno, non si fa, il traguardo... Neanche dietro la bandiera. No, assolutamente, però il traguardo è lì, è a portata di mano. Bello archiviare, pensare, poi ci pensiamo a febbraio, metterla là, tutta calma. Metterla là e poi ci facciamo... Abbiamo tempo di recuperare un po' di posizioni in campionato. Senza dubbio, che diamine, mica dai, sempre sotto. Assolutamente. E quindi... Ti ringrazio per lo spazio concesso, vado in curva B. A presto, ciao. Carlo, sempre gli amici di Pimo.